attesa di andare ad ascoltare le parole di Jerome Powell, ci sono tutte delle previsioni che possiamo fare insieme, che possiamo fare anche con i nostri ospiti. Allora, io saluto subito Enrico Jay, Scatta col Trend. Enrico, buonasera, non buongiorno, siamo abituati a sentirci di giorno, la mattina in diretta. Ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie dell'invito, Manuela, ben trovata a te e agli ascoltatori. Ok, vediamo se riesco a sentirti con l'auricolare. No, chiedo alla regia di mettere l'audio in cassa perché ho un ritorno strano in auricolare, non riesco a seguire bene Enrico. Allora, Enrico, se non ho capito male, adesso io vado anche a prendere una cosetta e lo mostro dal PC. Tu sei tra coloro che ritengono che questo rialzo dei tassi potrebbe essere di 100 punti base, quindi propendi per il rialzo maggiore. Allora, vediamo se Luigi, che saluto e ringrazio perché sarà con me durante la serata. Ecco, si vede un po' in piccolo, ma tu hai pubblicato ovviamente con un sorriso questa foto, riunione di economisti che con il loro algoritmo prevedono di quanto sarà l'aumento dei punti base della Fed. È la ruota della fortuna, noto programma televisivo 100. Allora, perché pensi che possa esserci questo rialzo dei tassi di 100 punti base? Sì, lì innanzitutto era una simpatica presa in giro, tanto per far calare l'attenzione, visto che i mercati sono un po' ingessati. Presa in giro verso gli economisti, insomma, qualcuno ha commentato che sono bravi a prevedere dopodomani quello che accadrà domani. Fatta questa divertente chiosa, credo di più nell'aumento dei 100 punti base, perché credo sia stato già deciso non appena uscito il dato l'ultima volta dell'inflazione, che era attesa 8,3, è uscita 8,1, ma in verità si attendeva molto più bassa, e difatti quel giorno i mercati ebbero non un crash, ma comunque un profondo rosso. Credo che Powell, secondo me, io ho ragionato come se fossi lui, tra virgolette, sì? Quindi secondo me vuol non rincorrere l'inflazione, ma vuole sorpassarla, cioè vuole dimostrare che è in grado di tenerla sotto controllo, dando subito un'altra botta, passami il termine così poco tecnico, prima di lasciarsi un po' più le mani libere sotto Natale per dare un po' di respiro magari ai mercati. Quindi credo che potrebbe essere assolutamente plausibile una stretta ancora importante per dare l'ultimo messaggio, attendendosi poi un dato inflattivo migliore, perché comunque da 8,3 noi siamo passati 8,1, quindi era scesa meno del previsto. Quindi credo che Powell voglia dire: la nostra strategia di fare 100 punti base poteva essere giusta, e quindi la rifacciamo e diamo un segnale chiaro che quello che stiamo facendo è corretto, però serve continuare per farla scendere, ma maggiormente, cioè come si era previsto nell'ultima occasione. Questa ecco, è la mia idea. Sì, allora tu sostieni appunto che possa poi eventualmente rallentare un po' più verso Natale, comunque i mesi prossimi, e quindi possa insomma invece insistere adesso. È vero, l'inflazione è un po' scesa, perché partivamo dall'8,5, siamo all'8,3, però il mercato si è fatto spaventare dal fatto che si pensasse a un calo ancora più evidente. Come mai invece, uniamo quello che sta succedendo oggi sulle borse, Enrico, ti chiedo cosa ne pensi. Oggi i listini sia europei che americani sono in territorio positivo. Questa mattina le borse europee hanno, diciamo, riportato performance invece in rosso, ma per le parole di Putin, che ha parlato alla TV e ovviamente ha fatto pensare a un'escalation della guerra, però poi si sono ridimensionate e adesso stanno attendendo, mi viene da dire così, la Fed in modo positivo, in modo ottimistico. Non lo so, come lo giudichi l'atteggiamento dei mercati dopo che invece con l'inflazione all'8,3% invece un po' di timori sono riaffiorati, no? Ma hai correttamente diviso bene la giornata in due, Manuela, nel senso che le parole di Putin hanno fatto aprire in rosso, ma poi i listini europei si sono ben difesi, anche il DAX, insomma, che rispetto al FTSE MIB stava soffrendo, diciamo, le borse europee poi hanno ripreso. E poi ci si è spostati con l'attenzione appunto su Powell. Credo che le borse siano leggermente ottimiste, perché la maggior parte, magari, insomma, io mi auguro che abbiano ragione chiaramente quelli che si attendono uno 0,75, perché la discesa degli ultimi giorni hanno già scontato, hanno già apprezzato questo 0,75.
Quindi secondo me se dovesse essere un 0,75 vedremo un rialzo dei mercati, perché la discesa è figlia del dato inflattivo che poi aveva fatto pensare appunto a quello che sarebbe successo sull'inflazione. Se invece dovessimo vedere 100 punti base, credo che i mercati Ecco, darebbero un'altra spinta quindi stando a ribassista. vedere come stanno procedendo adesso le contrattazioni, cioè l'Europa ha chiuso ovviamente, l'America che comunque sta proseguendo in territorio positivo, appunto come hai detto tu, è come se stessero un po' scommettendo sui 75, insomma. Invece se dovesse sorprendere la Fed, potrebbe esserci un'inversione di tendenza questa sera a Wall Street. Sì, secondo me è proprio questo, 75 punti base credo darebbero il là a un rimbalzo dei mercati, 100 punti base credo che non darebbero il là a un crollo, ma comunque magari ancora un po' di sofferenza. E poi dopo andremo sopra il 4 sicuramente nelle due occasioni che ancora mancano, se non mi sbaglio, da qui a fine anno. E poi dopo, se Dio vuole, ci sarà un po' di calma come tensioni geopolitiche e quindi credo che nel 2023 ci saranno forse delle sorprese e si potrà vedere di nuovo l'azionario ripartire. Per ora la tendenza è laterale e ribassista, nel senso 75 punti base, ci aspettiamo un rimbalzo, non ci aspettiamo una ripresa folle di una corsa dei mercati, ovviamente il trend è sempre ribassista ancora Certo, secondo assolutamente. me per tutto l'anno. E chiudo dicendo che le parole di Putin hanno messo paura in apertura, ma poi i mercati se lo sono mangiato Putin, cioè secondo me non gli crede nessuno, o quantomeno comincia al mondo a non importare più di tanto, come per dire, senti, fate quello che volete fra te e Zelensky, ci siamo stufati, nel senso che noi vediamo la candela del FTSE MIB che tu hai adesso messo, è una candela che fa vedere proprio, cioè, parla da sola. Sì, assolutamente. Beh, peraltro, vabbè, quello che fa più paura è sempre la minaccia nucleare, però lo stesso premier dell'Ucraina Zelensky ha detto: io non credo che il mondo lo farà utilizzare. Quindi, insomma, è un po' quello che dicevi tu, non ha creduto fino in fondo quasi nessuno alle sue parole, certamente, e anzi qualcuno le ha anche definite un po' retoriche, perché è dall'inizio del conflitto che, insomma, aleggia questo timore per l'utilizzo di armi nucleari. Effettivamente la giornata in borsa ha dimostrato che Putin non è stato calcolato. Prima di salutarti proprio in un minuto, Enrico, perché insomma so che hai un webinar, perché ogni mercoledì sera con i tuoi vai a analizzare i mercati, ma quindi vedi, abbiamo scritto mercati, ora la Fed fa paura, possiamo rispondere a quello che abbiamo detto poco fa, dipende cosa deciderà di fare appunto questa sera? Sì, ma ripeto, i 100 punti base secondo me potrebbero dare volatilità, nervosismo, paura, ma non credo a crolli perché già secondo me sono stati abbastanza apprezzati dall'uscita del dato dell'inflazione, ossia 0,75 ci si aspettava, esce l'inflazione che cala, ma non quanto si sperava, allora il mercato dice ok, forse potrebbe fare 100, comunque di sicuro fa 75, discesa negli ultimi giorni, quindi a meno che non Ok. faccia 125, ma insomma, direi che si può escludere, per cui. No, no, quello diciamo che si esclude perché, insomma, sappiamo molto bene che quantomeno se ne sarebbe parlato, però poi in questa fase di mercato forse non è bene escludere nulla, ma insomma poi ci sono anche dei limiti che vengono posti. Allora, Enrico Jay, grazie per aver aperto la trasmissione con me questa sera. Avremo altre voci che adesso andremo ad ascoltare. Grazie per appunto l'introduzione. E allora tu sei per i 100 punti, poi sentirò 100. i prossimi ospiti cosa si aspettano. E naturalmente alle 8 lo sapremo, alle 20, ora italiana. Grazie, buon lavoro Enrico. Grazie a te dell'invito, buon lavoro a te, un saluto agli ascoltatori e alla redazione, buon trading. Grazie, buon lavoro. E allora, tra poco parleremo anche molto delle tensioni geopolitiche, quanto in questo momento stanno influenzando i mercati. Parleremo con un ospite ad hoc, proprio perché la giornata si è aperta con questo appello di Vladimir Putin davanti alla TV per diciamo chiamare questi riservisti, cioè militari che sono in congedo, che però potrebbero essere chiamati in caso di guerra. Ovviamente la guerra è già in corso, quindi cos'è trapelato dalle parole di Putin? La guerra si farà sempre più aspra. E allora la domanda è: la guerra è sempre più vicina a noi, o era già vicina a noi più di quanto ci aspettassimo? Oppure sono parole retoriche, come ha detto qualcuno? Perché naturalmente le reazioni nel mondo al discorso di Putin sono state innumerevoli, e effettivamente
Ha parlato di retorica il segretario generale della NATO, per esempio, giusto per citare insomma, una dichiarazione. Vediamo se c'è Alfredo Luis Somoza, poi io sistemerò i problemi di audio, ma non è un problema nel senso che siamo in diretta ed è così. Alfredo, buonasera. No, penso che non ci sia ancora. E allora adesso cerchiamo di rimetterci Luigi, parlo direttamente con il mio regista perché cercherò di rimettere l'auricolare. Comunque, aspettiamo i vostri messaggi, facciamo così. Aspettiamo i vostri messaggi ovviamente su YouTube, sulla nostra live chat e sul nostro numero di WhatsApp. Andiamo a vedere i mercati però, perché parlavamo del fatto che oggi le borse hanno reagito positivamente alla giornata, nonostante tutto quello che è successo e anche Wall Street sta procedendo in territorio positivo. E allora, vedete, questo vediamo come ha chiuso il FTSE MIB 1,20% e poi ancora andiamo avanti, il CAC di Parigi ha chiuso con 1,087%, l'IBEX di Madrid ha chiuso con un meno 0,01, l'IBEX ha perso terreno nel corso della giornata in realtà, il DAX di Francoforte più 0,76%, il FTSE 100 più 0,63%. E come detto, anche Wall Street è in territorio positivo perché abbiamo il Dow Jones che guadagna lo 0,47%, l'S&P 500 lo 0,66%, il Nasdaq lo 0,62%. Vediamo se c'è il mio ospite, se no ci separiamo per un attimo di pausa e sistemiamo questi problemi di audio. Alfredo, buonasera. Eccolo qua, lo Buonasera, vedo buonasera adesso. Manuela. Scusateci, ma appunto dobbiamo sistemare, ma sono cose che capitano durante live, però adesso ti vedo, quindi sono sicura che tu ci sia. Buonasera Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. Grazie per essere con noi. Ti chiedo subito, poi andiamo sulle questioni fondamentali di questa giornata. Che cosa ti aspetti da questa riunione della Fed? Sei per un rialzo di 75 punti base o di 100 punti base, tondi tondi? Io credo che sono più su 75, perché credo che comunque andremo anche sopra il 100, forse anche un 125, con le altre due scadenze in cui potranno farle entro quest'anno. Credo che ci sarà un minimo di gradualità in questa scelta. Abbiamo visto che la Banca Centrale Svedese ha utilizzato già il rialzo di 100 punti base, vedremo domani cosa fa la Banca d'Inghilterra. Ma credo che Powell in questo momento non accelererà fino in fondo per non bruciare tutte le cartucce, quindi credo che sceglieranno un approccio un po' più gradualista, anche perché lui è fondamentalmente preoccupato sul raffreddamento del mercato del lavoro, che considera uno dei motivi per il quale non si riesce a mettere sotto controllo come vorrebbero l'inflazione, che resta il grande spauracchio ovviamente per loro e non solo per loro. Assolutamente sì, ma infatti poi ovviamente l'equilibrio che le banche centrali in questo momento devono continuamente mantenere è questo, cioè abbassare l'inflazione, però scongiurare quanto più possibile una crisi che possa appunto diventare recessione. Il problema è che anche qui, perché il nostro titolo recita Ora la Fed fa paura sui mercati, perché si teme che la recessione possa essere più vicina di quanto pensiamo. Da questo punto di vista, cosa ci dici? Perché la fotografia in realtà economica americana, adesso ovviamente restiamo sull'America, non è negativa, cioè abbiamo dei dati che comunque riportano dei segnali più, diciamo, no? Per esempio il mercato del lavoro è controllato, poi Powell ci tiene molto, insomma, quindi com'è la fotografia americana secondo te, Alfredo? Non è, infatti, hai ragione te, non è così pesante come la fotografia che possiamo fare dell'Europa. Loro non soltanto non sono, diciamo, sotto attacco, economico come siamo noi per via dell'energia, e quindi non devono scontare quello che stiamo scontando e che sconteremo purtroppo noi in questo autunno che sarà molto freddo piuttosto che caldo, e soprattutto loro hanno questo grande polmone per mantenere viva la loro economia, che riguarda la loro strategia da molto tempo di spostare il loro interesse non soltanto geopolitico o militare, ma anche economico sui rapporti con l'area del Pacifico. Quindi diciamo che oltre ad essere un grande mercato interno, oltre al fatto di in questo momento, diciamo, avere dei vantaggi, se vogliamo, anche
dal conflitto ucraino perché loro sono diventati esportatori di energia e sono soprattutto esportatori di armi, che come sappiamo a questo momento, infatti oggi le aziende che fabbricano armi hanno avuto un grande rimbalzo, hanno una grande, diciamo, potenzialità che per noi è molto più sfumata, che riguarda i loro rapporti col Pacifico. Quindi sono stati in grado e sono in grado di capeggiare meglio questo temporale, però attenzione, perché il rischio recessione è un rischio tangibile. Nel 2023 noi potremmo veramente finire una recessione molto pesante, anche perché c'è una variabile che ancora non abbiamo citato, ma è la politica ormai anche contestata dai cittadini, ma soprattutto fuori dal mondo dal punto di vista del ruolo che svolge a livello mondiale la Cina con la loro politica di Covid-0 che continua a chiudere continuamente dei distretti industriali, tagliando dei pezzi di economia globale, ma anche di export loro importantissimi. Quindi, ecco, la situazione per gli americani sicuramente è meglio, è molto meglio di quanto non sia per l'Europa, ma loro fanno parte, sono la testa, se vogliamo, del sistema globale e oggi possiamo dire che la globalizzazione è ferita, è fortemente in difficoltà, non soltanto adesso, ma già a partire dalla pandemia e quindi loro, ecco, per quanto vadano un po' meglio, non possono chiudere gli occhi davanti a quello che sta succedendo nel mondo. La guerra è vicina a noi, vicina al sistema Europa, vicina al mondo dal 2014 e soprattutto in tutto quell'intervallo tra il conflitto del 2014, gli accordi di Minsk e oggi, cioè il febbraio di quest'anno quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina, in cui si è voluto far finta di niente e soprattutto i tedeschi pensavano che i legami economici forti con la Russia dal punto di vista economico, appunto, potessero bastare per in qualche modo neutralizzare un pericolo russo. Io ho proprio scritto ieri sul Huffington Post un articolo nel quale dico che queste ultime mosse di Putin, che sul campo sta perdendo dei colpi, perché guarda che quando tu chiami i riservisti vuol dire che la prima parte del conflitto l'hai perso, cioè che le truppe professionali e i mercenari non ti sono bastati e quindi devi fare appello ai giovani del tuo paese per fare un conflitto che non doveva sicuramente durare tutto questo tempo. Il punto è che il rischio è che stiamo parlando di una dittatura, di un autocrate che ormai decide da solo, che è molto ben armato, anche se io escludo quella che è la sua principale minaccia, anche quella che ha fatto capire oggi, che è quella dell'arma nucleare. Ecco, questo penso che per quanto possa essere, diciamo, Putin una persona poco affidabile a tanti punti di vista, sappia benissimo, come sanno tutti dagli anni da Hiroshima in poi, che il ricorso all'arma nucleare porta anzitutto alla tua distruzione. Quindi è questo, diciamo, un qualcosa che io escluderei, ma un conflitto di lunga durata, che quello sì è possibile, perché adesso con l'inverno si fermeranno un po' le voci, in primavera si ripartirà. In più ci sono questi referendum che creeranno ulteriore fastidio nelle relazioni internazionali. Già la signora von der Leyen ha detto che ovviamente non riconosceranno l'annessione di queste province alla Russia. Ecco, un conflitto di lunga durata rischia di far veramente di portarci in recessione. E guarda che uno dei segnali più importanti da questo punto di vista è arrivato dal vertice economico di Samarcanda dei giorni precedenti, in cui Xi Jinping, il presidente cinese, ha ribadito il fatto che va cercata una soluzione a questo conflitto, ma soprattutto Modi, il primo ministro indiano, che in questo momento è il principale compratore di petrolio russo, ha detto che Sì. non è tempo di guerra. C'è grande nervosismo e smarcamento da parte di quelli che sono i pilastri di Putin. Forse per questo motivo oggi lui non ha citato l'arma energetica come aveva fatto 10 giorni fa. Anche perché noi nei primi 6 mesi di conflitto, noi Europa, abbiamo versato 85 miliardi di euro di bolletta energetica alla Russia di Putin, che secondo i calcoli dell'intelligence statunitense ha spesso finora 100 miliardi. Quindi noi praticamente abbiamo coperto l'85% di ciò che è stato bruciato in Ucraina. Quindi ecco una situazione paradossale. Da un lato Putin non riesce a usare la sua arma definitiva, che sarebbe quella del taglio del rifornimento di metano e che obbligherebbe l'Europa a cercare in qualsiasi modo una soluzione negoziata. Dall'altro lato la sua forza, che era quel polmone cino-indiano, comincia a scricchiolare perché né l'India e men che meno la Cina vogliono effettivamente che il mondo finisca in recessione, perché soprattutto la Cina pagherebbe un prezzo altissimo.
Allora, c'è un amico che scrive una cosa anche interessante, quindi lo leggo, Luciano. Comunque è strano, mettiamo con un punto di domanda, dimmi tu cosa ne pensi, che esca una dichiarazione di Putin nel giorno cruciale della dichiarazione Powell-Fed. Ma dici che c'è qualche collegamento? Cioè, o Putin, insomma, è troppo sottile pensare che Putin l'abbia fatto appositamente nel giorno della Fed. Putin è un uomo che arriva dai servizi di intelligence, quindi spesso dice delle cose perché capisca qualcuno e non tutti noi mortali, quindi non escludo nulla. Io credo di no, io credo che Putin non è che ha scelto oggi, pare tra l'altro che il messaggio sia stato registrato ieri, ha scelto diciamo, il ritorno da quel vertice di Samarcanda quando ha attestato e quando ovviamente privatamente saranno stati molto più espliciti il fatto che c'è una limitazione temporale per quello che riguarda il sostegno dei paesi BRIC e soprattutto Putin oggi dice quello che dice perché sul campo, e questo abbiamo una testimonianza dei tanti inviati di guerra, sul campo la controffensiva ucraina sulla quale si rideva molto all'inizio, pare che abbia funzionato piuttosto bene. Quindi ecco, la situazione di Putin comincia a essere complessa. Oggi i voli per i paesi nei quali non viene chiesto il visto d'ingresso ai cittadini russi sono scomparsi nel giro di qualche ora, nel senso che cominciano a scappare dalla Russia tanti, immagino forse anche dei riservisti. Certo, Quindi ecco, la situazione in Russia noi sappiamo poco perché è un paese senza libertà di stampa. Però non è così pacifico, continuano a morire in modo strano oligarchi, cioè stanno succedendo molte cose in quel paese che hanno poca spiegazione se non il fatto che aveva promesso al mondo e soprattutto alle persone che contano nel suo paese di fare un'operazione lampo e questo invece sta diventando qualcosa che mette a rischio non soltanto un ordine mondiale, ma mette seriamente a rischio il futuro della Russia. Certo, infatti oggi ci sono state proteste in Russia, circa 70 fermi, Alfredo ha raccontato, insomma, ma quindi, insomma, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, Alfredo. Poi torniamo un istante sulla Fed, anche perché tra qualche minuto ci sarà il responso, appunto, 75 punti base, 100 o altro, perché poi, insomma, noi Certo. stiamo valutando questi due rialzi, ma si sa mai, no? Che ci sia Vero. qualche sorpresa. Dicevo, quindi tu hai detto, hai ricordato che avrebbe dovuto essere una guerra lampo, tutti noi probabilmente nella prima fase l'abbiamo pensata, poi abbiamo capito che non sarebbe stato così, ma quindi insomma anche la strategia dell'Occidente non è stata proprio azzeccata, ecco, mettiamola così, non me ne vorrà chi ha deciso di, ovviamente mi riferisco alle sanzioni, eccetera, eccetera. Beh, le sanzioni, come sappiamo, lasciano il tempo che trovano in generale. Quello che è stato decisivo è stata la volontà. Ricordiamo che un solo paese, quando ancora non c'era stata l'invasione, che erano gli Stati Uniti, attraverso i propri servizi intelligence, diceva, signori, qua ci sarà l'invasione e ci stiamo già preparando, mentre tutti pensavamo che fosse un po' diciamo, ancora un tema sul quale non c'erano Vero. certezze. Quello che è stato decisivo, sicuramente, non è tanto il sostegno politico, perché va dato onore a chi lo merita, nel senso che il guerra lampo consisteva fondamentalmente in tre variabili che non si sono verificate nessuna delle tre. Il primo che Zelensky prendesse un aereo e scappasse all'estero, il secondo che l'esercito alzasse bandiera bianca, ucraino alzasse bandiera bianca, e il terzo che gli ucraini avessero ricevuto con le bandiere festeggiando i soldati russi. Nessuna di queste tre cose sono verificate, ma siccome non si sono verificate, la strategia ha dato atto della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, quello di non soltanto armare con strumentazione più moderna di quella dei russi, ma anche di dare addestramento e di dare copertura satellitare. Guardate che in queste guerre è fondamentale, dai satelliti degli Elon Musk che forniscono la copertura internet ai satelliti militari statunitensi che forniscono la posizione in tempo reale delle truppe russe. Ecco, questa politica di sostegno militare, stando attenti comunque a restare sempre con un piede fuori dal campo di battaglia, hanno sfiancato militarmente un esercito che non era preparato per questa guerra. E quindi forse, anzi sicuramente, quei servizi di intelligence occidentali sapevano com'era la situazione militare russa e quanto avrebbero potuto portare avanti una guerra di lunga durata. E ovviamente dovevano contare su, diciamo, l'ostinazione ucraina di non arrendersi, ma siccome questo appunto si è verificato, per loro è un grandissimo test, perché l'esercito russo, se veramente venisse, in questo momento è stato frenato,
è già questa una notizia, e addirittura da qualche territorio sono ritirati. Ecco, se il grande esercito russo può essere fermato da una media potenza militare europea, perché l'Ucraina non è un esercito così povero, ha un grande esercito l'Ucraina, ma comunque una media potenza militare europea, e questa per chi si occupa di geopolitica e strategia è una grande notizia, perché è la prima Certo. prova, cioè, perché finché tu vai in Siria, finché tu mandi mercenari in Africa centrale, finché prendi la Crimea che nessuno sta custodendo, è un discorso. Qua c'è una guerra vera e alla prova dei fatti siamo i riservisti, quindi qualcosa non sta funzionando di molto grosso. Assolutamente. Allora, intanto manca un minuto o meno alla decisione, cioè, che verrà comunicata sul tasso di interesse, quindi ce l'ho lì pronto, lo dirò. Intanto vorrei mostrarvi il grafico dell'euro-dollaro, perché poi parleremo anche con un analista proprio di Forex. Allora, già vabbè, sappiamo molto bene che l'euro è sceso sulla parità col dollaro dopo 20 anni che questo non accadeva, ma adesso sta perdendo ancora di più terreno, perché già nella giornata di oggi si è indebolito ulteriormente, era 0,99, adesso è 0,9874, sta perdendo appunto, come vedete, terreno nei confronti del biglietto verde e perde in questo momento lo 0,95. Questo è un segnale proprio anche di timore, perché sappiamo molto bene che il dollaro è diventato una valuta rifugio e ancora di più, evidentemente, in questo momento gli investitori stanno scegliendo appunto, Alfredo, di dare fiducia al dollaro, non certo all'euro. Indubbiamente, questo parla chiaramente delle nostre difficoltà, rispetto alla situazione degli Ecco, Stati Uniti. scusami, è uscito. Allora, rialzo confermato di 75 punti base. Adesso andiamo a prendere anche. Non, adesso lo aggiorno. Il comunicato io ho visto subito dall'altro computer, però possiamo. Eccolo qua. Adesso lo apriamo e poi naturalmente lo leggeremo insieme. Però è confermato appunto 75 punti base. Quindi diciamo ha prevalso la linea, quella più generica, insomma, quella più Quello che effettiva. Ecco. dicevo diciamo, di relativa moderazione, soprattutto per non bruciare tutte le cartucce, sapendo che comunque entro la fine dell'anno potrà essere ancora utilizzata questa leva per almeno un paio di volte. Quindi ecco, ha fatto una mossa sensata, Paolo. Esatto. Ti faccio terminare però quello che stavi dicendo sull'euro-dollaro, poi dopo lo leggiamo. La notizia, tanto diciamo, quella che interessava un po' tutti era il rialzo dei tassi. Poi andiamo a leggere Sì. cosa scrivono nel comunicato. Sì. Velocemente, l'euro Sì. era diventato una moneta rifugio importante a discapito della sterlina e in parte del franco svizzero, diciamo, anche era una scommessa sul progetto europeo. In questo momento c'è una tempesta perfetta sull'Europa, da un lato appunto dopo la Brexit, il progetto europeo che è in forse, e soprattutto la situazione con la Russia. Ecco, vi assicuro che al di fuori dell'Europa sono molto pessimisti tutti sul futuro dell'Europa come insieme politico. Quindi è ovvio che la moneta comunitaria, della quale molti scommettono non sopravvivrà tanto nel tempo rispetto a un dollaro che è una moneta eterna, o almeno lo è stato finora, in qualche modo comincia a farsi sentire, perché diciamo, questa svalutazione costante rispetto al dollaro ci dice chiaramente che molti stati, molti investitori, molti risparmiatori stanno scommettendo sul dollaro e lasciando, appunto, abbandonando Eh l'euro sì, come moneta di riserva. qui avrà una bella gatta da pelare Christine Lagarde, che sta osservando, l'ha anche detto, osserveremo quello che succederà. Peraltro non dimentichiamo che domani ci sarà la Bank of England e poi ci sono state le mosse di altre banche centrali che hanno, per esempio quella svedese che ha alzato i tassi, insomma si stanno insomma, muovendo, come già sappiamo, le principali banche centrali. La Banca Centrale Europea osserva, e Christine Lagarde l'ha proprio detto, proprio per riportare il target, l'obiettivo di inflazione al 2%. Allora, Alfredo, io ti ringrazio moltissimo. Abbiamo anche dato insieme la decisione, quella che aspettavamo tutti. Vedremo la reazione dei mercati a questo punto, anche se abbiamo detto, insomma, il rialzo dei 75 punti base era già scontato dal mercato. Infatti, oggi le borse, sia europee, anche Wall Street, hanno performato. Allora, l'Europa, ovviamente, possiamo dire ha performato perché è già chiuso. Wall Street sta procedendo in territorio positivo, quindi questo significa che in qualche modo c'era ottimismo rispetto alla decisione della Fed. Cosa diversa sarebbe stata se avesse rialzato i tassi di 100 punti base, però vedremo, insomma, soprattutto anche l'euro-dollaro tra poco con il mio prossimo ospite. Alfredo Luis Somoza, ti seguiamo sui tuoi canali, sempre interessantissimi, e a presto sulle fonti TV. Grazie per essere Grazie, buon stato con lavoro e noi. buona continuazione. Grazie. Allora, mentre aspettiamo di parlare con Alessandro Manunta, che tra poco ci
ci raggiungerà e allora parleremo proprio di Forex. Andiamo sul comunicato stampa, leggiamo le parti fondamentali per vedere insomma su cosa si è concentrato il board della Fed. Allora, leggiamo insieme, lo ingrandiamo anche un po', anche se immagino che tutti voi lo avrete ecco di fronte. Indicatori recenti, così inizia, indicano una crescita modesta della spesa e della produzione, guadagni di lavoro, ecco, quindi è partito dalla situazione macroeconomica, guadagni di lavoro sono stati robusti negli ultimi mesi e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. È quello che dicevamo poco fa con Alfredo Luis Somoza, cioè che la fotografia dell'economia americana è sicuramente ben impostata, cozza con un'inflazione che rimane all'8,3%. Ecco qui appunto l'inflazione rimane elevata, non è una sorpresa leggere questo, riflettendo gli squilibri tra domanda e offerta legati alla pandemia. Si fa ancora riferimento al rialzo dell'inflazione ancora post-Covid, aumento dei prezzi dei generi alimentari, delle energie, maggiori pressioni sui prezzi e naturalmente poi c'è il capitolo dedicato alla guerra in Ucraina. La guerra della Russia contro l'Ucraina sta causando enormi danni umani ed economici e tante difficoltà. La guerra e gli eventi correlati stanno creando ulteriori pressioni al rialzo, inflazione e stanno pesando sull'attività economica mondiale. Il comitato è attento ai rischi inflazionistici. Beh, questo ovviamente è il primo obiettivo, lo abbiamo detto poco fa, e appunto le attese sono quelle che abbiamo visto per il rialzo di 75, ma andiamo avanti perché qui è dove si legge appunto la decisione, poi quella che interessa principalmente tutti noi. Eccolo qui, il comitato cerca di ottenere il massimo dell'occupazione e dell'inflazione al tasso del 2% nel lungo periodo. A sostegno di questi obiettivi il comitato ha deciso di farlo aumentare, quindi l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali, ecco appunto il rialzo di cui si parlava, e inoltre continuerà a ridurre le sue partecipazioni in titoli del tesoro e debito di agenzia e titoli garantiti, eccetera eccetera, cioè allenterà praticamente gli interventi, quindi politica monetaria più restrittiva, sarà meno accomodante. Il comitato è fermamente impegnato a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%. Questa è ovviamente una frase che appare sempre. Allora, intanto saluto Alessandro Manunta, grazie dalla regia che mi ha aggiornato. Alessandro, buonasera, ben trovato, grazie per essere con noi. Buonasera Alessandro, adesso arrivo subito da te, facciamo così, andiamo a leggere anche l'ultima parte del comunicato, così chiudiamo la comunicazione effettivamente ufficiale di Jerome Powell, che poi parlerà in conferenza stampa. Torniamo sulla parte finale: nel valutare l'adeguato orientamento della politica monetaria, il comitato lo farà continuare, cioè continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in entrata per l'economia. E il comitato sarebbe pronto, è pronto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria nel caso emergessero rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi. E questo sta dicendo che ovviamente si monitoreranno gli indicatori principali, in primis l'inflazione, per poi prendere decisioni ulteriori. Le valutazioni del comitato terranno conto di un'ampia gamma di informazioni, comprese la salute pubblica e le condizioni del mercato del lavoro. Beh, lo abbiamo detto, il mercato del lavoro è sempre in primo piano nelle valutazioni della Fed e di Jerome Powell. Allora, Alessandro, tu cosa ti... partiamo un attimo da cosa ti aspettavi, cioè i 75 punti o eri per i 100 tondi? E poi cominciamo a parlare di questo euro dollaro che insomma abbiamo visto dove l'euro sta soffrendo, però adesso ci arriviamo. Cosa ti aspettavi? Aspettiamo la chiusura di questa candela, ecco, mancano 50 minuti di questa candela in H1, non diamo per scontato che abbia rotto zona 0,98,7, che era il supporto volumetrico che trovavamo prima di zona 0,98,1 appunto. Ci sono ancora questi 60 pips, io questa mezz'oretta ancora l'aspetterei, perché sappiamo che tutto può cambiare da quando esce il dato a quando poi in realtà c'è la conferenza. Ok, quindi insomma ci stai dicendo, Alessandro, che bisogna monitorarlo esattamente mentre parla Powell? Esattamente, è proprio quello che sto dicendo, perché finché tiene zona 0,98,1 è difficile dire non ci sarà un rimbalzo dell'euro-dollaro fin quando tiene questa zona. È chiaro che se durante la conferenza questa zona dovesse venire rotta, e anche in maniera violenta,
diventano veramente problemi. Poi è chiaro che hai detto una cosa benissimo tu, Manu, l'euro-dollaro non è che tutta la giornata abbia dimostrato questa gran forza, cioè perdeva l'1% già prima delle notizie dell'uscita della comunicazione dei tassi di interesse. Sappiamo benissimo anche delle dichiarazioni di Putin che hanno sicuramente smosso i mercati. Già questa mattina ci siamo svegliati, perdeva lo 0,70%, l'euro-dollaro, buongiorno. Okay. Se Certo. consideriamo che l'euro-dollaro mediamente in una giornata tipo fa 60-70 pips di volatilità, questa è la volatilità media dell'euro-dollaro. Capiamo bene, ragazzi, che oggi c'è una volatilità molto importante e ancora, secondo me, ripeto, bisogna aspettare la conferenza. Questo sarà molto importante. E cosa andrà secondo te? Ovviamente questa è ulteriormente una previsione perché dobbiamo attendere appunto Jerome Powell. Cosa inciderà maggiormente secondo te? Abbiamo visto peraltro che non a caso il comunicato della Fed inizia con le considerazioni macroeconomiche. Quindi partirà da quello, sarà quello che andrà effettivamente a incidere sul cambio euro-dollaro perché darà la fotografia ancora di più precisa di quello che sta accadendo, perché sai, il timore maggiore è proprio una recessione che possa essere intanto più vicina del previsto, ma soprattutto più intensa del previsto, perché poi è anche quello, no, che sta preoccupando in questo momento gli investitori. È assolutamente questo il punto chiave, quindi c'è da capire, guarda Manu, hai citato gli investitori, io qua ti dico che abbiamo un problema, forse che non vedevamo da diverso tempo, cioè io mi ricordo uno scenario del genere ai tempi del Covid, che cosa sta succedendo? In questo momento noi non abbiamo grossi fondi di investimento posizionati in opzioni sull'euro-dollaro. Questa è un allarme importantissimo che si deve far capire che c'è veramente tanta confusione sui mercati e che c'è tanta prudenza perché diversi fondi la scorsa settimana che si aspettavano un euro-dollaro che chiudesse la settimana sopra 1,02 hanno perso veramente tanta liquidità. Quindi capisco a maggior ragione il frenarsi un po' di tutta questa situazione. Quindi ti dico, quando i maggiori fondi di investimento entrano in dubbio, entrano in confusione, noi che di base di lavoro facciamo gli inseguitori dei loro movimenti, oltre alle nostre analisi, siamo veramente in difficoltà a capire come il mercato si potrà muovere nelle prossime ore e che cosa determinerà questi cambiamenti o questi movimenti. È chiaro che il discorso recessione, secondo me, resta la chiave di questa situazione attualmente. Quindi se ci sarà l'ipotesi, l'immaginario, che ci sarà una recessione molto, molto più importante anche di quella che era in preventivo, i mercati veramente potrebbero risentirne tanto. Quindi è importante riuscire a capire veramente, non solo adesso nella conferenza, che cosa accadrà, ma che cosa accadrà per me da qua a fine anno. E ti Certo. dirò di più, il primo trimestre dell'anno prossimo per me sarà chiave per capire come i mercati si potranno muovere. È chiaro che l'euro-dollaro, adesso ipotizzo uno scenario, ora c'è la conferenza, l'euro-dollaro rimbalza. Ok, ma finché non rivediamo l'euro-dollaro rompere questa zona 1,035, 1,036, noi stiamo parlando di lievi rimbalzi, ma su un trend comunque ribassista. Quindi anche andare a dire longhiamo l'euro-dollaro in questo Sì, e ma momento, in infatti ti questo stavo momento. chiedendo proprio che fa, cioè aspettare, intanto hai detto perché dipenderà molto da cosa emergerà dalla conferenza stampa di Powell, peraltro c'è chi sostiene che i toni saranno molto da falco, vedremo, vedremo, perché poi dipenderà anche dalla convinzione o comunque da come si rivolgerà, cosa che riguardiamo Assolutamente. sempre, però c'è chi pensa che in questo caso potrà esserlo ancora di più. Poi non so se il fatto di aver mantenuto 75 punti base e non i 100 lo hanno ammorbidito un po', però insomma, questo sarà sicuramente importante. Però Guarda, appunto tu dici aspettiamo di vedere sulle com'è. Sì. sì. Sì, è chiaro che l'emotività in situazioni come queste è quello che viene trasmesso anche agli investitori sul brevissimo periodo, e quindi parlo di scalping, perché di questo sto parlando, può dare qualche opportunità in questo momento. Non si Sì. può fantasticare però su quello che può succedere veramente da qua ai prossimi 3 mesi. Ma guarda, io che sono un trader intraday, oltretutto, quindi non faccio neanche previsioni solitamente sul lungo termine, se non cercare di fare chiaramente le macroanalisi, però anche nonostante io sia un trader intraday, è una settimana che
che non entro a mercato. Questo proprio per farti capire che c'è, intanto perché siamo una settimana in congestione di base, i mercati sono da giovedì che congestionano. Anche adesso noi, se andassimo a vedere dollaro franco svizzero, che è un correlato opposto storico di euro dollaro, sta testando di nuovo questo massimo in zona 0,968, lo possiamo vedere bene sul time frame H1. Adesso lo cerco, qui, intanto tu raccontaci, sì. Anche qui, finché non viene rotta zona 0,97, non possiamo parlare di una fine di una congestione, di una rottura della congestione, quindi un dollaro franco svizzero che ne ha per riportarsi in zona 0,98,5, zona 0,99 e quindi veramente a quel punto vedere anche un euro dollaro scendere in maniera drastica. Ecco perché dico è importantissimo far finire questa candela oraria e capire durante la conferenza che cosa accadrà. Ma ripeto, stiamo parlando di puro scalping intraday. Oggi fare previsioni sul prossimo trimestre, a me personalmente, io personalmente non me la sento, ecco, se devo essere sincero. Ecco, intanto guarda, sono andata a recuperare anche il grafico dollaro franco svizzero, intanto Alessandro ovviamente ce l'ha descritto, però intanto vediamo quello che stava raccontando. Beh, ma quindi insomma, sì, siamo proprio su un doppio massimo in questo momento, vedi che ha testato anche il 19 settembre, quindi l'altro ieri l'ha testato lunedì alle 9 di mattina, sta esattamente testando quella resistenza. È quella resistenza che c'è da rompere in maniera importante e decisa per far sì che il dollaro franco svizzero salga e di conseguenza, per quello che è l'operatività tradizionale, l'euro-dollaro teoricamente dovrebbe scendere, per quello che è la correlazione tra i due. Ho capito. Allora, anche interessante questa analisi. Senti, tornando sull'euro-dollaro, lo vediamo prima di salutarti. Fin dove potrebbe scendere secondo te? Cioè, quali sono gli scenari? Ovviamente, attenzione, Alessandro, e lo ripeto io, a scanso di qui ci ha detto è difficile fare previsione, infatti siamo tutti un po' bloccati. Adesso io sto traducendo molto, perdonatemi, insomma, chiaro. Alessandro è più tecnico, però addirittura, insomma, vediamo ovviamente quello che emergerà dalla conferenza di Powell e magari potremmo avere le idee un po' più chiare, tra virgolette, perché insomma di chiaro non c'è molto. Però ipotizziamo degli scenari, Alessandro. Allora, gli scenari sono due, sono questi qua. Nel caso in cui l'euro-dollaro dovesse andare veramente a rompere questo supporto in zona 0,981 che ha testato poco fa appunto sull'uscita delle notizie, il primo target a quel punto sarebbe zona 0,96,8, zona 0,96,9. Quindi questo sarebbe il primo target di euro-dollaro. Se dovesse rimbalzare in questo momento e lo dovesse fare in maniera decisa, noi potremmo andare a rivedere l'euro dollaro in zona 1,04. Però attenzione, ci deve essere una volatilità veramente importante, perché sai, sul forex, quindi sul valutario, è anche difficile, o meglio non è abitudine, ecco, diciamo così, vedere un cross che perde l'1,50, l'1,70, il 2% in una seduta, specie quando parli delle major, no? Ok, certo. È chiaro che attualmente sta perdendo l'1,30%. Sì, quindi 1,33 per la precisione, certo. Esatto, in questo momento 1,33%. Quindi è chiaro che qual è il margine di discesa per quello che è la volatilità tradizionale dell'euro-dollaro, che oggi potrebbe andare a perdere altri 60-70 pips. Io non mi immagino una discesa da qua a due ore, nel caso in cui dovesse anche rompere la resistenza di andare a prendere il target in zona 0,96,8 di cui stavo parlando prima, no? Che ovviamente però con una volatilità così alta non ci metterebbe molto a raggiungere, anche perché, ripeto, anche qua passiamo il supporto, rompiamo il supporto in zona 0,98,1, arriviamo a zona 0,96,8. Se io adesso qua ti vado a prendere un supporto sotto questa zona qua, Manu, noi andiamo tanto giù, noi andiamo tanto giù, okay. A quel punto... Te lo dico subito, un attimo che vado a prendermi il grafico, vai. Perdonami. Non c'è problema. Noi a quel punto il primo supporto lo troviamo intanto a zona 0,96, che sarebbero praticamente altri 100 punti. E stiamo tornando, ragazzi, al 2002, al primo luglio 2002, quindi stiamo parlando di 20 anni. Dopo, esatto, sì. Va bene, vedremo. E peraltro abbiamo visto, insomma, che l'euro stava cercando di risalire dopo le parole della Banca Centrale Europea, ma non sono servite, quindi sarà anche necessario vedere dopo la Fed cosa dirà
Christine Lagarde, che ha detto, insomma, stiamo ad osservare e vedere che cosa succede. Insomma, dipenderà molto anche da quello, insomma, da tante cose, però da quello indubbiamente. Allora, Alessandro Manunta, grazie, ti ringrazio moltissimo. Allora, sarà mia cura guardare, ecco, durante la conferenza stampa terremo sempre l'euro-dollaro, il grafico visibile, lo facciamo sempre ancora di più in questo caso, visti i suggerimenti di Alessandro, che vi aspetta naturalmente attraverso i suoi canali diretti per qualsiasi questione, e io lo ringrazio per la collaborazione con le fonti TV. Buona serata e buona Fed. Manu, grazie a voi, buona Fed, buon trading a tutti, alla Grazie, prossima. Alessandro Manunta. E allora, io vedo che siete sempre più numerosi su YouTube. Tra poco, naturalmente, noi seguiremo la conferenza stampa di Jerome Powell, che sapete arriverà alle 20:30 ora italiana. La seguiremo in diretta, in traduzione simultanea. Mi farò aiutare da Jean Ergas, che comunque tra poco si collega con noi anche per qualche commento pre-conferenza. E poi sarà in ogni caso una conferenza sempre dibattuta, come spesso facciamo per renderla ancora più interessante, si spera, anche grazie a voi che continuate a scriverci. Un pizzico di pubblicità, torniamo subito con voi.